Me lo avete chiesto ed eccoci qua. Oggi parliamo del B Operating System, BOS per gli amici. Avevo indugiato a fare questa storia per il semplice motivo che, a differenza delle altre, non sapevo nulla. E quale modo migliore era per impararla se non quella di farci un video? E oggi iniziamo con la storia di questo sistema operativo dimenticato un po' da tutti. Jean-Louis Grassi, non so bene esattamente come si pronuncia perché è francese, negli anni 80 lavorava per l'Apple. Non era un dipendente qualunque, ma era un manager esecutivo. Infatti, nel 1985 prese pure il posto di Steve Jobs e si vociferava che poteva anche prendere il posto del presidente dell'azienda. Ma, come succedeva spesso in quell'azienda, cioè l'Apple, venne silurato perché il consiglio di amministrazione non era contento del suo rendimento. D'altronde, silurarono pure Steve Jobs nell'85, che tra l'altro lui la fondò, cioè non c'è da meravigliarsi che silurarono pure lui. E come tutti i silurati di Apple fanno, fondò la sua azienda di personal computer con blackjack e squillo di lusso. Io credo di sapere cosa state pensando. Se avete visto il mio video di macOS, cioè questa qua, fino a questo punto è la stessa storia di Next Step. E penso anche che state pensando che io vi sto per dire che questi qua fecero il loro personal computer, a cui poi mancava un sistema operativo, che poi se lo costruì, e che magari chiamarono questo sistema operativo BOS. Sì, andò esattamente così. Possiamo concludere qua. Era da tanto che volevo utilizzare questo meme. Beh, se avete visto il minutaggio di questo video, non l'ho conclusa qua, quindi dobbiamo approfondire. Jean-Louis si unì ad altri compagni di merenda e nel 1990 fondarono la B Inc., chiamata così perché quando cercavano un nome figo da dare all'azienda, si misero a guardare nel dizionario in cerca di qualche termine figo. Tuttavia si scocciarono presto e si fermarono alla lettera B. 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 E ci pensarono e dissero B is nice, end of the story. Quindi il caso era chiuso. Si aggiunse a questo club di perdenti, e spero che siate in grado di cogliere la mia citazione, un altro ex dipendente Apple chiamato Eric Ringewald. Vi ricordate cosa vi disse al minuto 4:24 del mio video di macOS? Apple provò a fare un altro progetto di sistema operativo. Ecco, questo Eric lavorava in un altro progetto dell'altro progetto di un sistema operativo alternativo al Mac classico. Vi sembra complicata? Siamo solo all'inizio della storia. Dopo 5 anni dalla fondazione dell'azienda, misero in vendita il loro primo prodotto, il B-Box, un personal computer che inizialmente doveva montare il processore TT Hobbit, ma poi furono utilizzati i processori PowerPC. E chissà come mai. Senza girarci troppo intorno, anche la B-Inc. voleva competere contro Apple e, poiché loro stavano iniziando a usare PowerPC, per competere ad armi pari hanno scelto quello di Apple. Perché? Per quelli di loro che non solo ricordano, i PowerPC erano sviluppati da IBM in collaborazione con Motorola e Apple. Eh sì, come vi avevo accennato poco fa, avevano bisogno di un sistema operativo e quindi fecero BOS, che venne rilasciato per la prima volta nel 1995. Ma tutto questo era uno scopo di facciata di BOS, perché il suo vero scopo era tutt'altro. Aveva uno scopo più oscuro e malvagio. E cosa sarà mai? Mi sa che dovete aspettare dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi ripercorriamo la storia di macOS, Next Step, BOS e dei suoi disagi. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, vi invito come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se pensate che il mio canale sia di vostro gradimento a tal punto da trovarlo interessante, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. Detto ciò, riprendiamo e andiamo a vedere qual era questo oscuro mistero di BOS. Il fatto che BOS venne pensato per PowerPC non era a caso, poiché macOS
aveva delle limitazioni rispetto ai suoi competitor dell'epoca. E loro lo sapevano, visto che uno di loro aveva lavorato a un progetto per soppiantare il macOS classico. BOS aveva la presunzione di essere un sistema operativo moderno, così che Apple, dal loro punto di vista, lo acquistava e lo utilizzava al posto di quello che avevano. Tuttavia, tutti sappiamo che non andò così. E quindi quelli di BOS la presero in saccoccia. Ma perché Apple scelse Next Step invece che BOS? Per tre motivi. C'era un motivo economico, perché Jean-Louis voleva 300 milioni di dollari, ma l'Apple non voleva spendere più di 125 milioni. E c'era anche un motivo di carattere psicologico. Steve Jobs ci sapeva fare e riuscì a portare le cose a suo vantaggio. Infatti riuscì a convincere l'Apple a comprare Next Step per più di 400 milioni di dollari e anche a riprenderselo in casa. E infine c'era anche un motivo di carattere tecnico, cioè mancavano in BOS delle funzionalità importanti, quali quelle per stampare. Ma appunto, cosa aveva BOS al suo interno? Abbiamo visto che non stampava, ma alcune cose sono degne di nota. Tutte le API erano scritte in C++, che da quello che mi risulta era la prima volta che un sistema operativo di successo venisse scritto in C++ all'epoca. Poi, tutto era multithread, infatti questa cosa veniva in qualche modo commercializzata come il multithreading pervasivo, e questo costringeva chi faceva programmi di pensare in maniera multithreading. E questo punto di forza di BOS è stato dichiarato da molti di essere anche il punto debole, perché non è sempre facile gestire applicazioni multithread e i programmatori venivano costretti a doverlo utilizzare perché le API erano fatte così. Inoltre, come ci si aspetta da un buon sistema operativo moderno, implementava il multitasking con pre-rilascio, di cui dettagli saranno forniti in un video di Under the Hood che uscirà tra qualche settimana, quindi state attenti. Aveva un file system tutto suo chiamato BFS e aveva anche un supporto parziale per lo standard POSIX, e diverse applicazioni scritte per Unix potevano essere portate per BOS. Nel 97 la Power Computing, che era un'azienda scelta da Apple stesso per fare i computer Macintosh compatibili, quindi i Mac clone, iniziò ad offrire BOS nel loro bundle sotto forma di un CD che poteva essere installato in maniera opzionale. Così l'utente poteva decidere se installarlo oppure no. Tuttavia, quando Steve Jobs prese di nuovo il controllo della Apple, sospese la produzione di cloni di Macintosh da parte della Power Computing e quindi BOS si è dovuta reinventare per rimanere a galla, soprattutto perché già si stava creando attorno una comunità di entusiasti di questo sistema operativo. Quindi venne fatto il porting per processori Intel e poteva essere installato in dual boot insieme con Windows. Tenete a mente questo dettaglio perché ci ritornerà utile tra un pochetto. Perché, come vi ho detto sul mio video di MS-DOS, questo qua dall'altro, dove c'è Microsoft c'è questo. Tuttavia questo non bastò per loro per rimanere a galla, quindi l'azienda creò una versione ridotta di BOS chiamata BOS Personal Edition, che venne distribuita gratuitamente, che poteva essere lanciata all'interno di Windows o Linux, tanto per dare agli utenti qualcosa con cui trastullarsi per un po'. Inoltre, vista la forte crescita all'epoca di internet, che tra l'altro ci ho fatto una miniserie bellissima, andate a recuperare qui sopra, e dei tutti i dispositivi dedicati a internet, fecero un'altra versione di BOS, sempre ridotta, per dispositivi embedded, chiamata BOS for Internet Appliance, BIA, che poi divenne il core business della B-Inc. Ma purtroppo le cose non andarono bene. Nel 2001 le proprietà intellettuali di BOS passarono a Palm Inc. per circa 11 milioni di dollari, insomma una miseria. Ma prima di schiattare del tutto, B, sotto Palm Inc., fece causa a Microsoft per le sue tattiche di business aggressive, anticompetitive e monopolistiche. In particolare, B contestava che Microsoft proibisse ai venditori di computer di avere BOS in dual boot con Windows. Per esempio, secondo B, la Microsoft fece pressione alla
Hitachi o Hitachi come dir si voglia, di vendere computer con BIOS preinstallato, come dicevo in dual boot. Tutto questo venne chiuso con un accordo tra le parti, dove Microsoft pagò a BIOS 23 milioni di dollari. Un'altra miseria. E non si capì mai se questa cosa era vera. E quindi BIOS morì? Sì. Ma come molto spesso accade in informatica, quando qualcosa muore, rinasce dalle proprie ceneri. Accadde con BSD, Netscape, AmigaOS, perché non a BIOS? Infatti ci furono diversi progetti per riportare a galla BIOS, soprattutto perché alcuni componenti del sistema operativo vennero rilasciati sotto licenza free. Di questi progetti per riportare in vita BIOS ne distinguiamo di due tipi, quelli basati su Linux e quelli non. Iniziamo con quelli basati su Linux. Ci fu Blue-Eyed OS, che partiva da Knoppix, una distribuzione GNU Linux con kernel modificato per reimplementare le API di BIOS. Nonostante ciò, le applicazioni scritte per BIOS necessitavano di essere ricompilate. Nonostante questo Blue-Eyed OS fosse free, il suo codice non venne mai rilasciato e la sua ultima versione fu rilasciata nel 2003. Poi ci fu Cosmoe, che era la stessa cosa di BlueOS, aveva un kernel Linux modificato e la sua ultima versione era il 2004. Poi venne la volta di iOS, che stava per Emulator Operating System, che aveva come obiettivo quello di fare eseguire programmi scritti per Windows, DOS, AmigaOS e anche quelli di BIOS. Era un sistema operativo basato su kernel Linux e FreeBSD, ma anche questo qua schiattò poco dopo. Ci sarebbe anche ZenVOS, che partiva da una Ubuntu, ma da quello che ho capito non reimplementava le API di BIOS come facevano gli altri, ma semplicemente aveva un'interfaccia che richiamasse quella di BIOS. Adesso passiamo ai progetti post-BIOS non basati su Linux. Abbiamo Haiku, che reimplementava da zero BIOS e le sue applicazioni girano nativamente senza la necessità di essere ricompilate rispetto a quello che abbiamo visto prima. È tuttora mantenuto e l'ultima versione risale a dicembre 2022. Appena ho tempo lo dovrei provare. Ecco, tutti quelli che vi ho detto fino adesso erano progetti open source, ma c'erano anche progetti closed source. L'azienda tedesca Yellow Tab iniziò a lavorare a Zeta, un sistema operativo appunto basato su BIOS. Poco dopo la Yellow Tab aveva dei problemi e quindi la versione di Zeta 1.5 fu rilasciata da un'altra azienda chiamata Magnusoft nel 2007. Un mese dopo l'azienda disse che non avrebbe più finanziato lo sviluppo di Zeta e disse che ne sospendeva pure la distribuzione di quello che aveva fatto. Questo perché attorno a Yellow Tab e poi anche Magnusoft c'era una grossa controversia. Infatti Zeta non partiva da zero, ma da BIOS 5.1, che non sarebbe mai dovuto uscire, ma in qualche modo approdò comunque su internet. E non fu chiaro se ci fu anche una fuga dei suoi sorgenti. E non è chiaro se Yellow Tab riuscì a metterci le mani sopra e continuare quindi lo sviluppo. Fatto sta che quando tutto passò in mano alla Magnusoft, dopo la loro prima release, si fermarono. D'altro canto, seppur non ci siano certezze del fatto che Yellow Tab avesse avuto accesso ai sorgenti di BIOS, si è certi di una cosa, che non potevano sviluppare questo sistema operativo Zeta nel modo in cui l'hanno fatto in così poco tempo senza avere una base di partenza da cui partire. E quindi, ai giorni nostri, quello che rimane di BIOS lo ritroviamo in Haiku. Per chi non lo sapesse, con Haiku si intende un componimento poetico giapponese composto da tre versi. Perché hanno scelto proprio questo nome? Non lo so. Non ho trovato nulla a riguardo e, se qualcuno di voi lo sa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E quindi, pinguini, io come al solito vi ringrazio come al solito per aver passato il vostro tempo qui con me e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. E quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!